La seduta è aperta. Invito la deputata segretaria a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Seduta del 15 febbraio 2016, Presidenza Luigi Di Maio. La seduta comincia alle 15 con l'approvazione del processo verbale della seduta dell'8 febbraio 2016. Il Presidente dà conto delle missioni, dà lettura della lettera inviata dal Presidente del Consiglio, nella quale si comunica l'accettazione delle dimissioni di un Vice Ministro. Comunica altresì modifiche nella composizione dei gruppi parlamentari Scelta Civica per l'Italia e Misto. Si passa alla discussione della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica del sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlate, DOC 23 numero 9, nella quale intervengono il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, Bratti, nonché i deputati Stella Bianchi, Paglia, Zolezzi, Polverini. Chiusa la discussione, il Presidente avverte che è stata presentata la risoluzione Bratti numero 199. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione della relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici, Quadrilatero del Nord, Venezia, Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, DOC 23 numero 11. Nella quale intervengono il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, Bratti, nonché i deputati.